In occasione del loro 24esimo compleanno, i paladini Apoversigliesi hanno allestito una mostra al Bagno Europa dei Ronchi sullo sviluppo dell'erosione della spiaggia, mettendo a confronto foto d'epoca e dei giorni nostri. Vuol dire lottare contro l'erosione, vuol dire sensibilizzare tutte le persone, cittadini, residenti, associazioni, autorità, perché questo male che è evidente qua attraverso le nostre foto va assolutamente mitigato. I paladini, attraverso immagini dal 1900 ad oggi, hanno voluto dimostrare il cambiamento prodotto a causa della realizzazione del porto di Carrara, considerato causa primaria del fenomeno. E bisogna soprattutto stare attenti a che i lavori che si faranno per il nuovo piano regolatore del porto di Carrara non producono ulteriore erosione, perché ci potrebbe essere un'accelerazione. Se non ci sarà un'accelerazione, noi saremo ben lieti. Certamente il progetto è sotto valutazione ambientale strategica al Ministero dell'Ambiente, noi manderemo osservazioni controllando 500 pagine del progetto che prevede comunque, ricordo, 50.000 metri quadrati di lavori, una banchina nuova, un piazzale nuovo, allargamento di una banchina e prolungamento di 450 metri della diga foranea. Quindi sono grandi lavori, bisogna stare attenti e bisogna stare attenti soprattutto a un rischio idrogeologico che può comportare il Carrione, dove ci sono state tante alluvioni e potrebbe veramente questo essere a danno dei cittadini di Marina di Carrara.